Renzi si è detto, ad esempio, contentissimo per aver bloccato l'aumento dell'IVA, ha detto però che a questo punto l'elemento di vittoria sarebbe eliminare la sugar tax e altre misure, e poi ha detto, ha concluso, tutte le tasse fanno male al paese. Intanto voglio sapere da Cottarelli, tutte le tasse fanno male al paese? Beh, insomma, è chiaro che piacerebbe a tutti non Non avere pagarle, tasse, non dai. pagarle. In questo senso fanno male, ma anche in un altro senso. Noi economisti diciamo che le tasse sono tutte distorsive, nel senso che tu tassi una cosa e il comportamento viene alterato rispetto a quello che sarebbe senza una tassa. Alcune tasse però sono meglio di altre, ci sono certi comportamenti che danneggiano per esempio l'ambiente, allora un ruolo delle tasse è andare a tassare le cose che fanno male per esempio all'ambiente o che fanno male agli altri. Detto questo, insomma, si cerca, io credo che in Italia la pressione fiscale, cioè il totale delle tasse rispetto alla dimensione dell'economia, sia un po' troppo alto. Io cercherei di ridurlo con questa legge di Ma bilancio. quante tasse ci sono in questa manovra? Perché ho Ma sentito le cifre più dunque, prima di tutto ancora diverse. non si sa perché la manovra purtroppo non è stata ancora definita, siamo a fine ottobre, ancora non Quindi si sa. raccontiamo tutti più o meno delle sciocchezze, lei dice. Sì, nel piano presentato una decina di giorni fa l'aumento della pressione fiscale complessiva, perché alcune cose aumentano, altre si tolgono, eccetera, l'aumento della pressione complessiva era dello 0,1% del PIL, cioè circa di 2 miliardi, quindi roba da poco. Tenendo conto anche della già discesa che c'era prevista prima di quest'ultima manovra, cose di questo genere. Poi però bisogna vedere in pratica, in realtà io non credo che alla fine della storia la pressione fiscale aumenterà molto, però un pochino di aumento c'è. Ricordiamo che questo aumento è anche necessario perché il governo precedente aveva già deciso di aumentare la spesa. Quota 100 e reddito di cittadinanza arrivano a regime nel 2020.